Di recente la magistratura in altre vicende si è espressa con giudizi dal nostro punto di vista molto preoccupanti. Non è accettabile che infrastrutture fatiscenti possano essere considerate correttamente manutenute. Con rammarico, anche questo ci fa comprendere quanto la nostra tragedia sia stata poco incisiva, purtroppo non ha insegnato quasi nulla. Abbiamo imparato, se ce ne fosse stato bisogno, che alle parole devono seguire i fatti. Abbiamo appreso che gli interessi economici di alcune parti sono sempre al centro dell'attenzione nell'agenda di chi può decidere e che anche nell'informazione generale si miri spesso, salvo nelle fasi acute del problema, a minimizzare il male. Abbiamo imparato che lo Stato non ha fatto i suoi interessi in questa vicenda, sia scrivendo una concessione inaccettabile, sia acquisendo senza fiatare e quasi genuflesso i controlli eseguiti da chi avrebbe dovuto essere il controllato, infine giungendo a patti con questo nemico. La chiusura amministrativa di questa vicenda resta e resterà per sempre una pugnalata gravissima che non potremo mai dimenticare come parenti delle vittime e come cittadini.